Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. Da lunedì partirà la somministrazione della terza dose di vaccino. In questa prima fase saranno circa 30.000 gli abruzzesi idonei e dal 15 ottobre inoltre il Green Pass sarà necessario per accedere a qualsiasi luogo di lavoro. È così che il governo intende portare a compimento la campagna vaccinale. Il servizio. Nuovo step della campagna vaccinale. 30.000 abruzzesi da lunedì potranno ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid. Secondo la stima della regione è questa la platea di persone che potranno ricevere questo ulteriore richiamo. Si tratta dei soggetti più fragili, trapiantati, dializzati, soggetti con immunodeficienze primarie o secondarie, coloro affetti da HIV. Poi toccherà agli over 80, agli ospiti delle residenze per anziani, al personale sanitario e sociosanitario, proseguendo nell'ordine delle precedenti somministrazioni. I vaccini a disposizione saranno quelli a RNA messaggero, quindi Pfizer o Moderna, che saranno somministrati anche a chi nei mesi scorsi ha ricevuto altri tipi di vaccino. Non occorrerà prenotazione, ma saranno le 4 ASL a contattare chi potrà vaccinarsi. La terza dose è stata autorizzata dal Comitato Tecnico Scientifico contro il parere dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS infatti si è espressa chiaramente contro la terza dose nei paesi ricchi. Bisogna dare priorità ai paesi non ancora immunizzati, fanno sapere i vertici mondiali della sanità, altrimenti si favorisce lo sviluppo di nuove varianti. Le 50 nazioni più povere infatti costituiscono il 20% della popolazione, ma hanno ricevuto solo il 2% dei vaccini. Ad ogni modo, anche in Italia si partirà presto con la terza dose e il vaccino non è ancora obbligatorio, ma senza la somministrazione si è esclusi dalla vita sociale, culturale e produttiva. Da metà ottobre, infatti, il Green Pass sarà necessario per accedere a qualsiasi luogo di lavoro, sia pubblico che privato. Basterà una dose per ricevere immediatamente il certificato verde e chi non si adatterà incorrerà in sospensioni e multe fino a 1.500 euro. Il Super Green Pass è stato deciso 2 giorni fa dal Consiglio dei Ministri. I ministri lo hanno approvato all'unanimità, compresi quelli della Lega, che hanno deciso quindi di abbandonare la battaglia contro il passaporto vaccinale, alleviando le tensioni, almeno su questo, all'interno della maggioranza. In Abruzzo sono circa 200.000 le persone che non hanno ricevuto nemmeno una dose. Tra questi però sono compresi anche coloro non idonei alla vaccinazione o che hanno contratto il Covid recentemente. Ha raggiunto un'estensione di 100 ettari, l'incendio che ormai da 6 giorni sta interessando il Parco Nazionale della Maiella nel versante Professor Zazzara, qual è pescarese tra i comuni di Letto Manoppello e Serra Monacesca, al di sotto di Passolanciano. In fumo area naturale, pascoli arborati e pineta, il rogo divampato domenica scorsa, nonostante l'impegno senza sosta dei soccorritori, è tuttora in corso. Durante la mattinata nella zona hanno operato 3 Canadair e 2 elicotteri, oltre al personale via terra. In azione vigili del fuoco, carabinieri forestali, protezione civile, esercito e tecnici del parco. Domato invece l'incendio di Sterpaglie che ha interessato un'area di circa 50 ettari nelle vicine campagne di Castiglione a Casauria, in provincia di Pescara. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Questa mattina in conferenza stampa il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha fatto il punto sulle rivelazioni inerenti alla costruzione dell'ospedale Covid di Pescara. Il servizio è di Paolo Renzetti. Pettinari, lei oggi torna a parlare dell'ospedale Covid di Pescara che si trova proprio alle nostre spalle. Lei un anno fa si era rivolto anche alla procura denunciando la presenza di amianto. È passato un anno e quali sono le novità? Ma io oggi sono arrabbiatissimo perché un anno fa, ricorderete tutti la mia battaglia, un anno e mezzo fa, io scoprii dopo un'interlocuzione corposa con la Regione Abruzzo che all'interno dei pannelli di rivestimento esterno dell'ospedale Covid vi sono fibre di amianto. Sono stato, mi hanno confermato questa cosa con dati ufficiali, grazie alle mie insistenze, e avevo chiesto, prima di tagliare il nastro, perché non si è proceduto alla rimozione dell'amianto nei pannelli esterni? Punto di domanda, perché si è lasciato entrare personale, tecnici, dipendenti a lavorare all'interno e utenti prima della rimozione degli amianto? Ecco, non mi hanno voluto ascoltare, sono stato costretto a fare un esposto all'autorità giudiziaria, perché io faccio sempre esposti alla Procura Repubblica. Oggi mi dà ragione la stessa ASL, perché ho scoperto
scoperto che ci sono diverse determine di affidamento dei lavori urgenti, udite udite, per la rimozione di amianto nei pannelli esterni dell'ospedale Covid per eliminare, dice la AS, il rischio per la salute degli utenti e del personale. Allora ditemi voi, si attiva un ospedale Covid, si taglia un nastro, si fanno entrare pazienti e poi dopo un anno ci si accorge che bisogna fare la rimozione in urgenza dei pannelli. È una cosa gravissima. Di fronte a questo io chiedo le dimissioni del Presidente della Regione Marsiglio e le dimissioni dell'Assessore regionale alla Sanità, perché di fronte a queste scelte scellerate politiche, perché sono scelte politiche, io non l'avrei mai fatto, non avrei inaugurato un nastro prima della rimozione, bisogna dimettersi. Io chiedo oggi le dimissioni, mi devono delle scuse perché mi hanno tutti accusato di fare allarmismo, io ho operato sempre a tutela della salute dei cittadini e oggi qualcuno mi dovrà veramente delle scuse. Inoltre sono state fatte diverse determine di affidamento dei lavori in urgenza, più determine per un importo totale di 27.000 euro, mi chiedo perché hanno fatto più determine, non hanno fatto una gara unica, un appalto unico, si fanno determine, e questa è un'altra cosa che non mi piace, io non l'avrei mai fatto. Mi auguro che presto vengano fatti questi lavori, ma già è troppo tardi, perché si doveva fare prima di tagliare il nastro e di mettere all'interno del Covid le persone. A Teramo è nato un comitato dei medici favorevoli alla nascita del nuovo ospedale del capoluogo teramano. Stamani i componenti hanno spiegato perché questo è un treno da non perdere. Vediamo. Noi ci siamo riuniti perché da sanitari continuamente in ospedale ci dobbiamo, diciamo, misurare sui problemi che incontriamo tutti i giorni, sui percorsi, su quello che abbiamo vissuto finora, soprattutto per quello che riguarda l'emergenza sanitaria. E abbiamo deciso di così metterci a tavolino, di costituire un comitato, perché riteniamo che la possibilità di avere un nuovo ospedale sia un'opportunità per tutto il territorio teramano, una grandissima opportunità che non va persa. Quindi un ospedale che abbia la flessibilità di adattarsi ai cambiamenti della medicina e di adattarsi a tutto quello che noi già esprimiamo tutti i giorni, cercando di dare qualità e sicurezza, ma con un'estrema difficoltà legata a una struttura che ormai ha dato tutto quello che poteva dare e che dalla pandemia sta utilizzando anche purtroppo gli spazi esterni e non riesce a garantire la non sovrapposizione dei percorsi, che invece è fondamentale per andare avanti. Noi assolutamente abbiamo l'obbligo morale di dire a tutti quanti che quello che si fa all'interno del Mazzini potrebbe essere notevolmente migliorato se avessimo a disposizione una struttura diversa. Questo è un concetto che forse passa in secondo piano perché vengono esaminati altri aspetti importanti come quello della sede dove fare questo ospedale, però attenzione, non perdiamo di vista l'obiettivo principale, perché altrimenti poi rischiamo di perdere un treno che non si ripresenta più. Una struttura accogliente, una struttura dinamica, una struttura moderna garantisce anche un minor livello di burnout, se non riesce addirittura a eliminarlo, anche in momenti in cui siamo particolarmente stressati. Continuiamo il nostro tour alla scoperta dei candidati alle prossime elezioni amministrative in Abruzzo. Livio Sarchese, il candidato sindaco di Francavilla al Mare, sostenuto da Movimento 5 Stelle e da una lista civica. Al centro del suo programma c'è anche la transizione ecologica, un cavallo di battaglia del partito dell'ex premier Conte. Ascoltiamo l'intervista di Stefano Recanati. Ho la fortuna di avere due liste, oltre che quella del Movimento, del quale faccio parte oramai da anni, e anche di una lista civica che si ispira un po' ai valori del Movimento. Ma io pubblicamente l'ho detto apertamente, l'ho scritto anche sui giornali, è apparso l'articolo, la notizia. Io purtroppo non condivido gli obiettivi, comunque la visione politica del sindaco uscente, e ho chiesto anche agli altri partiti di quella coalizione di staccarsi un po' da questa visione, hanno preferito andare via per un'altra strada, e quindi io ho continuato per la mia strada, che è quella della coerenza, della correttezza, e continuo a dire della credibilità.
transizione ecologica che da poco, da qualche anno è entrata a far parte del nostro vocabolario, lo vediamo anche all'interno del governo centrale, quello nazionale, entrerà a far parte anche del comune di Francavilla al Mare? Ma certamente, mobilità sostenibile, ambiente, tutto ciò che è collegato a questa visione per raggiungere quell'obiettivo a medio termine il 2030 con la riduzione del 55% delle emissioni. Nel 2050 arrivare alla neutralità con l'azzeramento delle emissioni di gas serra, chiaramente sono un obiettivo nostro. D'altra parte noi abbiamo cominciato già in questa legislatura passata che si sta concludendo, a introdurre misure come le comunità energetiche. C'è un progetto per far sì che comunque bene o male il lavoro possa tornare al centro di Francavilla al Mare? Allora, guardi, quando mi parla di lavoro tocca un tema molto sensibile. Nel nostro programma il lavoro è trasversale, nel senso che lei potrebbe parlare di sociale, dove parliamo anche dell'incentivo alla realizzazione di RSA per anziani che portano lavoro. Le potrei parlare di altri temi che riguardano il lavoro nello specifico, ma il Comune nella sua limitata competenza deve dialogare con i centri per l'impiego. Noi per esempio abbiamo il reddito di cittadinanza, quella è una misura che è in via di rivoluzione e di risistemazione come normativa, ma dovrà portare all'immissione di tante persone nel lavoro. Scatterà il prossimo 20 settembre la chiamata di Start Cup Abruzzo, che ha l'obiettivo di creare nuove imprese sul territorio che nascano da progetti provenienti da università o enti di ricerca locali. Forti dei risultati crescenti raggiunti con le prime due edizioni, il prossimo 20 settembre si apre la call per la selezione di start-up e spin-off che concorreranno per aggiudicarsi i premi della competizione che coinvolge mondo universitario e della ricerca. Tra i progetti candidati, tre andranno a rappresentare l'Abruzzo al Premio Nazionale per l'Innovazione in programma a Roma all'Università Tor Vergata tra il 30 novembre e il 3 dicembre. Il 20 settembre, con l'apertura della call sul sito dedicato all'iniziativa, prende così il via la terza edizione della Start Cup Abruzzo, fortemente voluta dalla Camera di Commercio Chieti Pescara. È una competizione che noi andiamo a premiare tramite i fondi della Camera di Commercio alle migliori idee che nascono dal mondo universitario, quindi start-up universitarie, idee che vengono da studenti universitari e spin-off universitari e della ricerca. Abbiamo inserito quest'anno la possibilità dei team selezionati di usufruire di un progetto che è quello della Start Cup Academy, che è un progetto formativo e di scambio di esperienze che sarà fatto a quattro mani con l'Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio e che prevederà la partecipazione degli start-up più importanti a livello nazionale di origine abruzzese, ma anche di altre regioni, che verranno qui nel periodo di formazione a sostenere e a formare i team che dopo andranno a svolgere la finale. Quest'anno andremo a premiare tre progetti: quello per la migliore idea, quindi miglior soluzione, la soluzione più innovativa, la migliore startup abruzzese e il miglior spin-off abruzzese. Le startup non hanno età, le idee non hanno età. Giustamente si spera che tanti giovani siano i promotori di progetti, di idee innovative o migliorative di quanto già abbiamo. È una manifestazione che ci troviamo al terzo anno, che noi continuiamo e spero che negli anni lo renderemo sempre più importante, perché il sogno da quando ho intrapreso questa iniziativa nella scorsa edizione, il sogno è quello di portare l'Abruzzo all'attenzione dell'intera nazione come regione dove si parla di innovazione, si parla di possibilità di creare nuovi strumenti per migliorare il mondo della vita e della produzione. Inaugurato oggi a Pescara il Museo dell'Ottocento, fondazione di Persio Pallotta, che aprirà per la prima volta nella prestigiosa sede dell'ex Banca d'Italia in Viale Gabriele D'Annunzio. Tre
piani e quindi ci sale un percorso che accompagna il visitatore in un viaggio irripetibile che, partendo dai dipinti di Antonio Mancini, raggiunge i più importanti interpreti della scuola napoletana e quindi pittori francesi del XIX secolo, in particolare appartenenti alla scuola di Barbizon. Si presenta così il Museo dell'Ottocento, fondazione di Persio Pallotta, che oggi ha aperto i battenti a Pescara alla presenza, tra gli altri, del ministro del turismo Garavaglia e del critico d'arte Vittorio Sgarbi. Ma non posso che ringraziare i coniugi di Persio per questa meraviglia donata alla città di Pescara, di fatto, ma non solo, all'Italia, perché avere messo in piedi un'operazione di questo tipo è veramente encomiabile. E adesso sarà compito del pubblico valorizzarla nel modo migliore, promuovere al meglio questa grande collezione, che non solo per Pescara ma per tutto il centro Italia avrà un'importanza notevole. L'Abruzzo, che sta andando bene e è in forte rilancio in questo periodo, avrà questa carta in più da giocare, quindi un'ottima notizia per tutto l'Abruzzo. Questo museo è un unicum in Italia, contiene quadri dell'Ottocento napoletano che sono di livello internazionale. Ringraziamo la famiglia di Persio, i coniugi, che con la loro fondazione hanno donato al mondo questo museo collocato nella nostra città, e questo museo sarà un ulteriore motivo di attrazione per le persone che verranno a visitare la città. Oggi Pescara corona un sogno, perché dal punto di vista culturale Pescara ha avuto sempre ambizioni internazionali. Oggi con questo museo sicuramente si colloca in una posizione diversa rispetto al passato, e mi viene da dire che qui c'è stata una passione che si è trasformata in collezione e che è stata donata agli occhi di tutti. Che è una donazione dal punto di vista etico alla cultura italiana, perché al di là del fatto che il museo sia privato e il privato sia proprietario delle opere, la quantità di artisti che lui ha raccolto con la sua intelligenza aprono uno squarcio nella conoscenza dell'arte italiana, che era fino a questo momento imperfetta. C'è un avanzamento, c'è la possibilità di far conoscere opere d'arte e artisti che erano stati sottostimati, quindi è un museo che restituisce all'Italia una parte della sua storia parzialmente dimenticata. Beh, penso proprio di sì, basta guardare le opere, diciamo, ammirarle, commentarle, è tutto lì sta. Oggi la presenza del ministro, del critico d'arte, del professor Sgarbi. Beh, il professor Sgarbi seguiva questo percorso da parecchio, il ministro invece è stata una sua iniziativa di venire, avendolo sentito parlare molto. Oggi è un grande giorno per la città di Pescara. Anche per me. Torna a Mediterranea 2021 la fiera dell'agroalimentare abruzzese. L'evento in programma oggi e domani al porto turistico di Pescara è stato presentato oggi con tutte le sue novità. Dopo un anno di stop a causa della pandemia, la fiera dell'agroalimentare più longeva d'Abruzzo torna al porto turistico Marina di Pescara con 31 espositori, 5 rappresentanti della grande distribuzione organizzata nazionale, circa 50 cuochi non solo dell'Abruzzo ma anche della Puglia, Molise e Marche, un giusto mix tra visitatori ed operatori, perché se è vero che le produzioni enogastronomiche abruzzesi sono sempre più apprezzate, è anche vero che il mondo della ristorazione ha subito delle perdite importanti. Questo ed altro è Mediterraneo, aggiunta alla 35esima edizione. La 35esima edizione è un numero importante, è una ripartenza dopo un anno di stop del 2020. Abbiamo cercato quest'anno, insomma, di mettere al centro quelle che sono le nuove esigenze dopo la pandemia. Ci sono tutti i prodotti tipici del territorio, tutti i prodotti abruzzesi. Abbiamo invitato per lunedì la ristorazione, il mondo dell'enogastronomia, e quindi faremo un incontro tra la produzione tipica e l'enogastronomia, così come i canali moderni della distribuzione. Quindi stiamo cercando di riconsolidare quello che era il business pre-pandemia, cercando di crearne anche nuove. C'è un format anche diverso rispetto all'accoglienza, al layout, una grande partecipazione. Insomma, speriamo che in questo periodo post-pandemico
quasi post pandemico questa manifestazione dia come dire, un là alla ripartenza. Il nostro ruolo è promuovere le nostre attività, che la nostra presidenza sta sviluppando da anni, che è il nostro presidio dei territori, quindi della piccola media impresa, la migliore che c'è, quella che produce prodotti di origine tutelata, ma anche quella che produce buoni prodotti del territorio e che diciamo, riteniamo essere la chiave fondamentale per lo sviluppo dei prossimi tempi. È difficile fare questa attività perché il territorio è molto capillare, noi lavoriamo su tante regioni, lavoriamo dal Friuli alla Puglia e quindi i territori sono complessi, i fornitori sono complessi da trovare, quindi c'è un problema organizzativo molto, molto difficile per la grande distribuzione per andare a scovarli, a trovare i migliori, a metterli in assortimento, quindi è un'attività organizzativamente difficile. Per questo lo sviluppo sarà lungo. Noi oggi abbiamo già tanto, abbiamo già una tradizione legata a questo, in particolare per il sostegno del reddito di queste regioni, che è la nostra, insomma, un po' la nostra mission, no? E ora allo sport, partiamo dal calcio. Domani alle 17:30 per il Pescara sarà la seconda trasferta stagionale. Sfida con l'Aquila Montevarchi a Pontedera. E il tecnico Auteri mette in guardia i suoi sullo spessore della matricola toscana e conferma che ci saranno delle novità nell'11 titolare. Andrea Costantini. Recuperati Rauti e Marilungo, assenti Bocic e Chiarella, mentre Clemenza ci sarà nonostante una botta in allenamento rimediata giovedì. Il Pescara si prepara così alla trasferta insidiosa di Pontedera contro l'Aquila Montevarchi per una gara inedita, senza precedenti. Direzione affidata a Giordano Di Novara. Il tecnico Auteri fa i complimenti al suo avversario Malotti e parla delle insidie della gara di domani. Le insidie sono dappertutto. Domani è una partita importante perché affrontiamo un avversario che ho visto e che ha qualità, che ha organizzazione di gioco, lo ha anche dimostrato in questo inizio di stagione, che gioca un calcio fatto di intensità e di aggressività, squadra che accetta il confronto, mi hanno fatto un'ottima impressione, quindi noi prima di tutto dovremo riequilibrare i ritmi in gara e rispondere colpo su colpo dal punto di vista dell'intensità, dell'agonismo. Sono sicuro che sarà un bel confronto, ma noi siamo pronti. Però è vero, è una gara in Montevarchi, qualcuno dice una sorpresa, una squadra ben allenata. Galano pronto ad una maglia da titolare, Rizzo in mediana e uno tra Ianes e Ingrosso, le altre possibili novità che ci saranno, come conferma lo stesso Auteri, che parla anche dei miglioramenti che si aspetta dagli attaccanti. Qualche cambio ci può essere, soprattutto nell'economia delle tre gare. Domani si gioca su un campo sintetico, anche un po' stretto, ci sarà un grande impatto fisico, ma noi dovremo essere bravi sia nell'impatto fisico sia nelle geometrie, perché è importante, però qualche cambiamento ci può essere. Negli ultimi 20 metri dobbiamo migliorare complessivamente il rendimento di quelli davanti, però è tutto abbastanza normale perché siamo all'inizio, tanti giocatori che abbiamo in rosa vengono da un percorso di lavoro un po' discontinuo. Nel Montevarchi squalificato il difensore Martinelli, da tenere d'occhio la velocità e le combinazioni degli avanti con il gambiano Yallov e uno tra Carpani e Barranca a supporto di Gambale. Così il tecnico Malotti alla testata Valdarno 24. I ragazzi sanno benissimo di andare a affrontare una squadra fortissima, ma non per questo ci sentiamo battuti prima ancora di cominciare, anzi abbiamo grosse speranze, abbiamo grosse ambizioni dentro di noi e quindi sicuramente cercheremo di dargli e di rendergli una vita difficile. La dobbiamo affrontare con serenità innanzitutto, ma anche con certo acume sia tattico che mentale. Primo di due impegni interni consecutivi per il Teramo, che dopo il passaggio del turno in Coppa Italia di giovedì al Bonolis domani ospita l'Avis Pesaro, che domenica scorsa ha bloccato il Pescara sul 2-2. Guidi senza Trasciani e Kiermateng, ma ritrova
Rosso in attacco, ballottaggi nel reparto avanzato con Bernardotto e con la possibilità che anche Birligea parta dal primo minuto. Per il tecnico biancorosso ci vorrà pazienza ad aggiungere alla volontà consueta di fare la gara. Ascoltiamolo. Le risposte che voglio dal gruppo è quello di riuscire a mettere in campo poi le proposte che noi facciamo quotidianamente e quindi al di là degli avversari che affrontiamo di volta in volta sono sempre molto curioso di vedere come rispondono la domenica, perché poi quello è il sinonimo della qualità del lavoro, di come loro si sono allenati, di come noi staff tecnico siamo riusciti a entrare sui calciatori. Domani sappiamo che affronteremo una squadra scorbutica, ostica, che sa far giocare male le squadre, quindi è una partita diversa rispetto a quelle che abbiamo affrontate fino ad oggi. Però detto questo, noi come priorità vogliamo pensare a noi stessi e a continuare a fare quello che di buono stiamo facendo, cercando di eliminare quelle sbavature che ogni tanto ci hanno precluso magari di fare un risultato pieno. Allora Rosso sì, è convocato, mentre Trasciano e Chierematenga no. Chierematenga sta assorbendo ancora quel fastidio che si sta portando dietro e che gli preclude, come gli ha precluso all'ingresso della partita a Modena, di spingere al massimo delle sue potenzialità, e quindi ci abbiamo provato ma non ha senso più spingerlo. Aspettiamo che sia recuperato pienamente in maniera tale che anche il giocatore non possa avere alibi, che quando va in campo possa andare al 100%, le sue prestazioni sono solo esclusivamente figlie di quello che fa vedere sul campo senza avere nessun appiglio. Detto Trasciani invece purtroppo è out per un po' di giorni perché ha una microfrattura da stress. Quindi sarà fuori per 20-30 giorni. Creare occasioni sì, ma forse anche c'è stato un passaggio di preparazione della partita in cui hai chiesto ai tuoi di non essere frettolosi, probabilmente, perché queste sono le classiche partite dove se non segni subito, se non la sblocchi subito, poi può andare un po' in loop. Sì, no, ha fatto un'analisi top, nel senso è una partita così, perché io penso che dovremmo essere capaci e bravi ad attaccare spazi molto stretti e di conseguenza quando attacchi spazi stretti puoi lasciare spazi ampi da difendere, e quindi la pazienza sarà un ruolo determinante. Ci abbiamo lavorato, anche se poi è una caratteristica che io ricerco un po' contro chiunque, perché insomma questa è anche un po' la matematica, il pallone è uno, quanto più riesci a tenerlo e quanto più elimini possibilità agli avversari di tirarti in porta. Quindi la fretta non è mai un aiuto, anzi, è sempre un problema contro chiunque, a maggior ragione quando affronti questi tipi di squadre che sanno chiudere spazi e poi ti vogliono attaccare subito, immediatamente, con pallone alle spalle. Quindi sicuramente è un'analisi che condivido e che secondo me hai centrato. Parliamo ora del gioco degli scacchi. Inizieranno lunedì prossimo al Grand Hotel Adriatico di Montesilvano i campionati italiani di questa disciplina. Previste dirette streaming per un evento che avrà anche importanti risvolti turistici per la città. Servizio. Montesilvano ospita un altro importante evento sportivo. Da dopodomani, lunedì 20 a domenica 26 settembre, al Grand Hotel Adriatico si disputeranno i campionati italiani master e femminile. In programma circa 300 partite, in 1200 raggiungeranno il comune adriatico tra atleti, dirigenti e accompagnatori. I giocatori partecipanti saranno circa 150, è una manifestazione di elite, non è una manifestazione di massa, e comunque avrà un grosso impatto nel medio-lungo termine, credo, sulla città di Montesilvano. E stiamo parlando dei massimi campionati italiani a squadre di scacchi, maschile e femminile, e quindi verranno tutti i migliori giocatori italiani. In più abbiamo 13 federazioni complessivamente, 14, adesso vediamo bene tra
quella italiana e altre estere, e circa 20-30 giocatori dall'estero. Abbiamo molti giocatori in possesso del titolo di grande maestro internazionale, circa 25, quindi siamo proprio nel massimo livello degli scacchi. Giocatori provenienti dall'estero che hanno rinforzato le squadre italiane. Noi ne abbiamo nella squadra, nel campionato massimo italiano maschile, la Serie Master, abbiamo la squadra di Padova che è campione d'Europa in carica, addirittura oltre al campione italiano in carica. Poi c'è la squadra di Chieti che è vice campione d'Italia, altre tante squadre molto forti, Montebelluna per esempio, Modena e altre. L'evento sarà possibile seguirlo sui social di chess.com Italia, ma anche sul sito ufficiale dell'organizzazione, e saremo in diretta sia su Twitch che su YouTube e su chess.com IT. È un evento veramente importante, ci teniamo insomma ad esserci e trasmettere le partite non soltanto online ma anche attraverso questa diretta streaming commentate. Oltre che da me ci sarà il maestro internazionale Pierluigi Piscopo. Negli anni passati abbiamo iniziato una serie di iniziative legate anche al mondo degli stracchi che hanno portato tante presenze in città e ovviamente che hanno reso la città protagonista a livello sportivo, e questa nuova manifestazione rinizia appunto un percorso lasciato a causa del Covid. Siamo doppiamente felici perché la federazione ha scelto ancora una volta la nostra città. Termina qui questa edizione del TG6, i servizi che avete visto li troverete sul canale YouTube e sul nostro sito tv6.it. L'informazione torna questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.